Tac, c'è ragazzi, c'è. Eccolo qua. Oh, quanto ci tenevo a collaudare questa cannettina qua. Questa me l'ha mandata Nicola, me ne ha mandate due cinesi. Una, non questa, una Super Maxima da 360. E questa che non conoscevo, arrivata montata con quegli anelli microscopici e la placca montata troppo alta, me le ha mandate e mi ha chiesto di preparargliele per la pesca spinning. Io su questa che è più corta gli ho messo due blocchi, sull'altra che è una 360 ne ho messi tre. E sono venuto a provarle. L'azione mi piaceva, quindi non ho toccato nulla, comunque come ho montato già anche le mie canne, le super teletop sono montate così, bella. Questa si può usare da... adesso poi ve la faccio vedere, slamo il pesce e poi ve lo faccio vedere. Il pesciolino è un micro P, anche questo ve lo faccio vedere dopo. Lasciamo andare il cavedano. Ciao, grazie mille. Una mattina disastrosa, disastrosa, no? Non è per... niente di disastroso, però stamattina continua a piovere, smette 5 minuti, poi ricomincia a piovere forte anche per qualche minuto. Io avevo visto le previsioni, tra l'altro non davano pioggia ma davano vento forte, ho detto lasciamo stare gli aspi stamattina, e infatti non ho messo la sveglia, mi sono alzato quando mi sono svegliato e ho detto vado in giro. Ho fatto, andato a vedere, ho visionato un paio di posti che avevo voglia di visitare in questa stagione senza risultato. Poi ho provato in un altro posto a spinning, niente. E allora sono tornato qua perché avevo visto che ogni tanto l'avete visto che è ripassato? L'altra volta è un pesce rosso, l'altra volta l'ho slamato due volte, l'ho attaccato e slamato due volte. Sono tornato, non l'ho più visto, adesso ho capito i giri, cioè comincio a capire i giri che fa. E niente, allora questo qua è un micro P da 3 cm che nuota in maniera spettacolare, tra l'altro nonostante sia piccolino, guardate quanto bene si lancia. Ecco, però c'è anche roba in sospensione, è uno spettacolo, guardate che movimento, che spettacolo. E poi fa pochissimo rumore, lo vedete qual è la differenza, e che entra in acqua piano, bello. Quando non c'è da far tanto casino, perché non è sempre uguale la situazione, quando non c'è da far tanto casino, questo qua è perfetto. Guardate qua che bella, che precisione. La canna si può usare, adesso la sto usando, si può usare a circa 3 metri, a circa 2,40, 2,50, circa 2 metri, così. Forse anche meno. Che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Come non mi piace pescare con la canna corta. Come non mi piace pescare con la canna corta. Bene. Nicola aveva già provato una Super Maxima, tra l'altro quella con cui ho fatto quel recupero pazzesco, quella carpa grossa, 80 cm di carpa recuperata in mezzo ai rami. La canna era la sua, se non ricordo male quella era la sua canna,
deve essersi trovato bene e quindi me ne ha mandate altre da montare, da preparare. Che spettacolo, ragazzi! Micro P 3 centimetri, qui siamo meno di 3 grammi di peso, un paio di grammi, però ha comunque un'ottima lanciabilità.